E allora amici di YouTube, benvenuti o bentornati, anzi fammelo meglio, st'intro, fammelo meglio. Allora amici di YouTube, benvenuti o bentornati qua sul canale di Burki. In questo video andremo a vedere un giocatore per squadra di questa Serie B 2022-2023, il mio preferito di ogni squadra. Prima di partire però, mi raccomando, tantissimi like, iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste ancora fatto, perché se non vi iscrivete al canale è logico che vi si piglierà a male, ma ragazzi, comunque qui trovate veramente tanti contenuti sul mondo del calcio, quindi iscrivetevi al canale, non fate i pischeri, iscrivetevi tutti al canale di Burchiano, lo youtuber, mare in mano, e condividetelo con i vostri amici, perché comunque mi fa molto piacere sapere la vostra, insomma, anche quella che ne pensano loro. Quindi agenda alla mano, andiamo a fare la lista di Burki, quelli preferiti di Burki. Io qua sotto nei commenti scrivete i vostri preferiti, perché sono curioso di sapere i vostri preferiti di ogni squadra di questa Serie B. Ascoli, Aja Pong. Allora, metto Aja Pong innanzitutto perché già dal nome mi gasa questo giocatore. Secondo me poteva fare anche in carriera di più, perché comunque è un esterno che ha corsa, tutto sommato anche un buon dribbling, è un giocatore eclettico come garba a me. Tra l'altro ha fatto anche 37 presenze e 2 gol in Serie A, quindi le potenzialità questo ragazzo ce l'aveva. È stato anche secondo me un pelino sfortunato, magari qualche infortunio, anche ecco, qualche volta un po' emotivamente, non sempre sul pezzo. Secondo me gli hanno un po', ecco, diciamo, precluso di fare una carriera ad ottimi livelli, però comunque la sua è stata sicuramente una buona carriera, un buon percorso. A me piace molto, giocatore veloce, giocatore eclettico, driblomane, africano, quindi mi gasa Aja Pong dell'Ascoli, è lui il mio preferito. Del Bari metto Antenucci sicuramente, un giocatore la cui carriera parla veramente tra Serie B e Serie A, tanti gol, un giocatore che mi garba perché è in grado di fare sia la prima punta che la seconda punta, poteva giocare secondo me a suo tempo anche largo in un 4-3-3 o magari anche in un 4-2-3-1, quindi sicuramente giocatore funzionale, giocatore intelligente calcisticamente, giocatore molto forte anche tecnicamente e valido tatticamente. Per me Antenucci veramente è un grande giocatore. Nel Benevento concedetemi due nomi, metto Capitan Speed Letizia. Letizia è il Benevento ormai da anni, una bandiera, un'icona per il Benevento, possiamo dirlo, quindi è sicuramente un giocatore a cui io stimo moltissimo. Tra l'altro fa il terzino di base come ruolo, è il ruolo sempre che ho fatto anch'io, quindi oltretutto ancora di più mi piace. E poi il nostro Albi Paleari, per me veramente un portiere, ragazzi, dalle doti importanti, dalle doti veramente buonissime. Tra l'altro ci ho stretto anche diciamo, un rapporto di amicizia, un rapporto da giocatore tifoso su Instagram, ogni tanto ci sentiamo, quindi sicuramente è una bellissima cosa. Quindi del Benevento metto Capita Speed Letizia, è il nostro Spider-Man Alberto Paleari. Per quanto riguarda il Brescia, il mio giocatore preferito è indubbiamente Moreo. Raga, Moreo io l'ho definito comunque lo Zlatan Ibrahimovic della Serie B. Perché? Con tutto comunque le dovute, ecco, le dovute attenzioni a fare questi paragoni quando si mettono questi nomi altisonanti, però Moreo è sicuramente un giocatore forte fisicamente, la cui tecnica individuale non si discute, sa far gol, sa far fare gol, che è ancora una cosa molto molto importante per un giocatore, poi assolutamente anche della sua stazza fisica. È veramente un calciatore che ti sposta gli equilibri, è molto intelligente tatticamente anche lui, quindi sicuramente Moreo è un giocatore che a me piace molto. Per quanto riguarda il Cagliari, vi dico, raga, la Padula, perché la Padula? Perché la grinta, la determinazione, la voglia, la fame di Gianluca Lapadula è sicuramente la classica fame, la classica garra del sudamericano che poi in campo si vede, e per un giocatore, insomma, è importante avere queste caratteristiche. È un trascinatore, un leader in campo, lavora molto, lavora tanto per la squadra. A me questi calciatori mi piacciono per queste caratteristiche, e sicuramente la Padula è un giocatore molto molto apprezzato anche al di fuori della piazza dove gioca. Per quanto riguarda il Cittadella, devo dire Baldini, ma dico Baldini perché comunque Baldini, se te pensi negli ultimi anni al Cittadella, ti viene il nome sicuramente di Baldini, perché Baldini è il bomber, è il trascinatore di questa squadra, è colui veramente che ha fatto in questo periodo storico per quanto riguarda la squadra veneta, ecco, le proprie fortune. Quindi sicuramente dico Baldini nel Cittadella anche per un discorso di riconoscenza, ma proprio perché poi è un giocatore che lì davanti la sua presenza si vede e a me piace. Nel Como metto Patrick Cutrone, perché Cutrone a me, raga, è un giocatore che mi piace la sua storia calcistica, mi piace la sua voglia, nonostante comunque è stato anche a volte protagonista negativo, possiamo dire così, di delle performance brutte, non si è mai arreso.
ha sempre lottato, ha iniziato la sua carriera comunque in una squadra top come il Milan, poi anche per un discorso comunque di potenzialità non è facile affermarsi a quei livelli, ha saputo accettare di fare un passo indietro e per me comunque Cutrone è un giocatore rispettabilissimo, un giocatore che se sta bene tecnicamente, fisicamente, mentalmente, la sua tecnica, ecco, non si discute. Per quanto riguarda il Cosenza, metto Florenzi. Florenzi, il prodotto del vivaio dei calabresi, è sicuramente un giocatore che per me ne potremo sentire parlare perché le sue qualità mi piacciono molto. È un giocatore che ha gamba, ha un buon tiro, ha buoni tempi di inserimento, sa fare la doppia fase di gioco, quindi è sicuramente un giocatore apprezzabile, un giocatore, il classico giocatore che a me piace comunque per spirito, per duttilità, ma anche per qualità. Per quanto riguarda appunto il Frosinone, metto Caso. Caso l'abbiamo apprezzato, io ho iniziato ad apprezzarlo l'anno scorso a Cosenza, un giocatore che fisicamente è un giocatore che un po' ricorda un po' Miccoli, un po' Giovinco, ecco quel classico giocatore lì, piccolo, brevilineo, però veramente che sa spezzarti in due le partite con la rapidità, con la velocità. Il suo sicuramente marchio di fabbrica è il contropiede, ma anche la conduzione della palla in velocità, il dribbling sia a destra che a sinistra, calcia bene con entrambi i piedi, quindi è un giocatore molto molto bravo e infatti sta facendo in questo momento le fortune del Frosinone dopo che l'anno scorso ha, ha tradotto, volevo dire, ha condotto il Cosenza alla salvezza. Ho mischiato Crotone e Frosinone, pardon, sta facendo le fortune del Frosinone dopo che l'anno scorso ha portato il Cosenza alla salvezza. Nel Genoa metto il duo Vogliacco Coda, anche qui due giocatori, perché? Perché Vogliacco il limpido a Benevento mi è rimasto nel cuore, quindi lo devo citare assolutamente in questo video, e Coda per il bomber che è stato, che è, per tutti i gol, per come ha trascinato le squadre, per veramente come si è fatto apprezzare in questa serie cadetta, Coda va sicuramente citato sempre. Per il Modena metto Tremolada, la tecnica, no? Il saper calciare, il sapersi comunque far vedere in campo è quel giocatore che ha quella raffinatezza, come direbbe Cassano, quella veramente bellezza estetica, quella bellezza in campo che a me piace tanto, quindi nel Modena metto Tremolada. Nel Palermo metto Bettella. Perché metto Bettella nel Palermo? Perché è un giocatore innanzitutto che a me è il classico difensore, secondo me tipo moderno, perché comunque è forte fisicamente, ha buoni piedi, ha buoni tempi di intervento, ha un buon colpo di testa, un buon piazzamento, posizionamento, insomma, in campo, e è un giocatore sicuramente dai margini di miglioramento importanti. A me piace, e del Palermo metto Bettella. Nel Parma il mio giocatore preferito è Tutino, per un discorso appunto di tecnica individuale, di bellezza in campo, di estetica, quel classico giocatore che ti calcia bene con entrambi i piedi, dribbling, velocità. Veramente bravo, 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 però poi non posso non citare Buffon, quindi nel Parma Tutino e Buffon. Per quanto riguarda il Perugia, non posso non mettere Juan, cioè ragazzi, Juan a me mi ricorda ogni tanto Martins quando giocava nell'Inter. Juan è un giocatore, il classico contropiedista, che, il classico giocatore che se lo metti nel 4-2-3-1, nel 4-3-3, ti dà noia in campo perché è fastidioso, veloce, di pressa, ha questa velocità, rapidità, quindi sicuramente è un giocatore apprezzabile. Nel Pisa, anche qui, rimango legato al passato del Benevento, metto il duo Barba per un discorso che poi Barba è un difensore fortissimo, veramente già l'apprezzavo quando giocavo con il Chievo Verona, però è un giocatore che mi piace molto, forte in campo, fisico, determinato, grande posizione, grande carisma, mi piace, e poi anche Beruatto per comunque l'evoluzione che sta avendo, un giocatore forte, un giocatore classico esterno sinistro, terzino sinistro, duttile, può giocare a 4 dietro, a centrocampo nel 4-4-2, può giocare nel 3-5-2 tornante, sicuramente forte, 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 Beruatto mi piace molto. Nella regina non posso non mettere Menez, Jeremy Menez, raga, veramente l'avevo scoperto ai tempi a FIFA 7, quando giocavo in Francia, l'avevo preso con una crescita esponenziale, un giocatore fortissimo, la cui tecnica non si discute, è un po' un pepitage, no? Una bellezza, una gemma francese. Per me in carriera poteva fare anche di più, visto il potenziale che dispone, perché è sicuramente un giocatore molto molto forte. Nella SPAL metto Maestro. A me, raga, Maestro mi garba come si comporta in campo, mi garba come calcia, mi garba veramente proprio per un discorso di giocatore che potrebbe diventare un giocatore completo, secondo me. Quindi nella SPAL metto Maestro, per me può avere veramente un futuro importante questo ragazzo che sta giocando alla SPAL. Nel Sud Tirol metto Odogwu. Odogwu è un po' Lonzolà, no? Lonzolà della Serie B, che
che lo vedi fisicamente forte, che magari tecnicamente non è chissà che, però poi ragazzi è un giocatore simpatico, è un giocatore che te la butta dentro, è un giocatore funzionale, è un giocatore che è stato veramente per me una piacevole scoperta. Quindi nel Sud Tirol non posso non dire Odogwu. Nella Ternana, qui per chi mi segue, diciamo in pianta stabile, saprà chi dico, dico sicuramente Partipilo, perché Partipilo è la Serie B, è il mio giocatore preferito della Serie B, un sinistro spettacolare, calcia bene di mancino. Calcia bene di destro, la dribbla, la stoppa con eleganza, tacchetti, rientra, esce, dribbla, doppi passi, tripli passi, punizioni, calci d'angolo, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Partipilo io il giocatore che lo vedrei bene in Premier League, no? In quelle squadre tipo il Crystal Palace, tipo quelle squadre lì che ti gasano, no? Magari un Everton un po' che non deve puntare chissà che, ecco, delle squadre in quel modo, un Sunderland quando c'era il Sunderland, quelle squadre lì, un Southampton, cioè io ce lo vedrei in Partipilo lì, dico la verità. Nel Venezia premio Joronen, perché Joronen è un portiere che a me mi è sempre piaciuto, l'ho sempre apprezzato, quindi nel Venezia io propongo, ecco, e dico Joronen. Detto questo, sono curioso di sapere i vostri giocatori, tutti i vostri giocatori preferiti, uno per squadra di questa Serie B 2022-2023. Spero che il video vi sia piaciuto, sicuramente è un format carino. Come dico sempre, sciabola a tutti, mi raccomando, tanti like e iscrivetevi al canale.